Bentrovati amici e amiche del gameplay su Game Oversize. Sono sempre tra 90, sempre su Rise of the Tomb Raider. Chissà se sia la pronuncia giusta. Rise o Rise? Beh, come sapete noi siamo ignoranti, quindi. Allora, troviamo qualcosa e poi raggiungiamo la torre. Funghi che ci si faceva il veleno solo, infatti. Non servono a tanto, però. Ora sappiamo nulla. Ma da qua siamo venuti. Torna pure indietro. Andiamo, corriamo. Allora, da questa parte qua. Poi saliamo. Salire sia, penso sia la scelta giusta. Cosa c'è lì? Cosa abbiamo? Oh, calma, piano piano. Che dalla volta. E la cura nei dettagli sugli ambienti. Io ogni episodio lo dico, ragazzi, ormai fateci l'abitudine, ma ogni volta riescono a sbalordirmi sempre di più. È veramente ottima. Sali, va. Lara, sono qui, ma ci stanno sparando dagli elicotteri. Devi trovare un modo per attirare l'attenzione della Trinità. Io, sempre io. Non c'è problema. Tranquilli, tanto. Che ve frega. Ah, esplosive, stavolta ce l'abbiamo l'esplosivo. Costruirli che serve? Ce l'abbiamo, voglio. Serve tanto metallo però, quello è un po' un peccato. È abbastanza raro il metallo. Calmi che mi vado a ammazzare. Fuori, va. Oh, chi è stato? Tosti tanto. E le frecce fanno abbastanza male, almeno quello. Oh cazzo, chi se ne è accorto, ragazzi? Devo stare attento, devo pensare a quelli sopra. Via. Ecco così, c'è la pompa. È salito adesso. Oh, bella, ragazzi. Così. Dai. Posso pure girare visuale, mi scordo sempre. Ma quello è troppo lontano. C'è là più dietro. Vai, bella. Qualcuno sopra? No, sono tutti morti. Mi sembra strano, Più proiettili possibili. Pure dei morti. Freccia al massimo, tutto al massimo sta. Da quale parte? Qui. Freccia esplosiva, abbiamo capito quello. Devo proprio farmi sprecare le frecce esplosive. Però stavano qui messe qui, eccole qua, queste sono le esplosive. Ce ne siamo subito rifatti. Giù. È il cattivo, ecco. No, liscio. Non posso lisciarlo così, però. No. No, arriva. Lì dentro è la cosa migliore. Non c'era fuoco. Che cazzo sono queste granate, No! Mi stavano prendendo le fiamme, non me ne sono accorto. Che puttane. Giù! Siete morti? Stronzi di merda. Volete morire, non volete? Vai. Vai, ciao! Quanto me faccio crepà così? Oh, elicottero del cazzo! Vai, acquisiscili! Vai, almeno prendiamo le frecce, riprendiamo, almeno quello!
Oh. Bastardo. Bene. L'abilità della doppia freccia è ottima. Oh cazzo. Bene. No, basta. Via, 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 indietro, 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 via, via, fuggi, 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 fuggi. Oh, bastardo! Se lo so, non ho fatto quello. E che cazzo, e basta! Sono bastardi tanto, eh! Oh, che cazzo, stai a fa! Ok. Serve un fucile d'assalto molto più potente, ragazzi. Questo non è il massimo. Troppo per noi. Con nemici buoni, sono buoni. Oh, ma c'è qualcuno! Oh, ma ci stai tu! E dai! Chi t'aveva visto? Mi spiace, chi cazzo l'aveva visto? Lo stanno. Jacob, direi che li abbiamo in pugno. Bel lavoro! Tra poco ti ricordo di fare loro. Sono qui. Che cacchio l'hanno distrutti? Ce l'abbiamo fatta. Madonna. Con le frecce. Lara, ci sei? La Trinità si sta riversando nella torre. Siamo intrappolati nelle catacombe. Merda. Sta arrivando, un cazzo. È un bordello. Ciao. Hai preso fuoco? Bene, anche tu. Bene, ciao, c'è pure il silenziatore questo, me l'ho anche scordato, mi ero. Ciao. Oh, l'ho fatto fuori subito. Stavolta si andrà bene. Non ci possiamo lamentare stavolta. Poi c'ho pure le frecce esplosive infuocate, penso che erano pure utili. Contro di questi. Sotto, vai. Sono nemici. Sto per esplodere. Stiamo andando nelle catacombe. Ci servono rinforzi. Ricevuto, arriviamo. Hai ragione, cazzo, eccomi. Calma, calma, che sei cattiva sei. Calma Lara, che sei troppo cattiva sei. Che cazzo è? Da dove ci sparano? Ragazzi, cacchio. Una posizione dove non posso essere sicuro di stare. Non qui. Non qui, cazzo, non qui. Mori. Non è morto. Ok, adesso sì. Oddio ragazzi, qua è un casino, Vorrei scattolare un posto dove stare al sicuro. Mori. Bastardo, vattene a fanculo. Dove sono? È andato. C'è uno dietro di me, no? Me lo so sognato. Colpa la testa, che culo. Morto? Perfetto. Quello che ci serve. Se riusciamo a prendere altri proiettili, non di questo, ma di quell'altro. Oh, che è successo? Oh, i corazzati! E dai!
Morti? Minghie! Minghie sta freccia esplosiva quanto è forte! Jacob, se ne sono andati. Temo che la battaglia sia solo all'inizio. Ora puoi parlarmi di questo posto. Allora, penso a quello, stai io. Direi che te lo meriti. Vieni con me. Un tempo il nostro profeta portò la sorgente divina in questa valle. I miei avi costruirono Kitesh per proteggerla dal mondo. A che scopo? Che cos'è la sorgente divina, Jacob? È un manufatto a lungo dimenticato. Crediamo contenga un frammento dell'anima di Dio. L'ho detto. La leggenda narra che chiunque vedesse la sorgente ottenesse l'immortalità. Ma alcuni sono sempre stati attratti dal suo potere. La Trinità. Esatto. Vogliono espandere il loro potere sul mondo. Con la sorgente avrebbero soldati inarrestabili. Allora aiutami a trovarla, prima che lo facciano loro. Non è una tua responsabilità. E invece sì. Mio padre è morto per questo. Sì, però tu e tuo padre sei la stessa parte dell'eternità alla fine. Non puoi riempire il vuoto dentro di te, Lara. Ce la trovi per che fa? Giuro che la troverò. Con o senza di voi. Aspetta, Sofia, lasciami andare. Devo fare tutto il possibile. Hai lottato per noi. Voglio aiutarti. Grazie. Tu sai dov'è l'Atlante? Lo sa, sì. Alla cattedrale, negli archivi sotterranei. Ma non ti seguiremo lì. Perché? Che cosa troverò? Ci sono gli altri. Gli immortali. Uccideranno chiunque si infiltri. Mio padre crede che fermeranno la Trinità. Non posso rischiare. Lo so. Prendi. Ti aiuterà. Cos'è? A raggiungere la cattedrale. Il cavo? Beh, ragazzi, qua ci fanno subito provare il nuovo aggeggio, può essere? Ma no, questo è per tagliare. No, no. Ci facciamo usare subito il nuovo aggeggio, ma mi sa di no. Quindi. E non so, eccolo qua il nuovo aggeggio, rampino. È pericoloso sto rampino, eh. È pericoloso tanto, eh. Stiamo attenti. Lo vedo male, lo vedo. Da quale parte dobbiamo andare? Ci sono gli immortali. Oh, wow. Questo è utile. Chissà, immortali, vediamo un po'. Ho i miei dubbi, eh. Ma andiamo a capire se sono veri, che cacchio, che culo. Ah, pure così funziona. Ma allora questa cosa è ottima. Mamma mia, il rampino veramente permette di fare cose impossibili. È l'arma numero uno di Lara, il rampino, come Batman ormai sta diventando. Ok. Comunque ragazzi, nei giochi moderni l'arc è diventato l'arma più usata, eh. È incredibile. Da chi è che l'ha usato per primo? Da Far Cry, addirittura su Crysis, Lara, ma tanti altri. Quello che deve uscire per PlayStation 4, come si chiama?
non ricordo, Lara, Horizon? Se stai andando alla cattedrale, Horizon, troverai la Trinità ovunque. Lo so. Per l'arco. Adesso per il miglioramento. Ah, finalmente una fottuta cosa, aspettiamo. Ah, dobbiamo superare il villaggio per andare alla cattedrale. La cattedrale dove sta? Bah, vabbè. Possiamo potenziare le armi, ragazzi. Oh, non ti brucia col fuoco, eh? Credo che c'è freddo, ma ti brucia. Così arma disponibile. Sono curioso, andiamo a vedere se quanto è migliore, se è migliore. Continua a combattere. Queste persone sono legate da un giuramento stretto dai loro. Che c'è più cadenza di tiro. È la loro eredità. Però alla fine. Ma io vedo solo un popolo che vuole vivere in pace. Non è che mi attira, eh. Credo che sia arrivato il momento per loro di abbandonare. Fai armi, voglio vedere. Piccozza che se possiamo mettere. Se riesci a trovare l'Atlante, potrebbe condurmi alla sorgente divina. Potrei portarla via da qui. Per mettere fine alle loro sofferenze. Potrebbero condividere il peso della verità con il mondo. Ma se tutto questo non porta a nulla. Questa roba utilissima. Non so cosa farò. Super piccozza potenziata. L'arco che c'è da potenziare l'arco. Ancora un'altra cosa. Cadenza di tiro, ma io però potenzierei le pistole. Le pistole neanche le sto usando più. Fuggito questo lo usiamo sempre, Quindi. Non so quanto serve a potenziare. Siamo questa, la posso potenziare pure altre cose. Cadenza di tiro. Velocità di ricarica. Andiamo sull'arco che lo usiamo spesso. Ok, perfetto.